Ci sei? Mi senti? Ciao ragazzi, siamo con due eroi che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Ho avuto parecchia difficoltà nel pensare a che tipo di domanda fargli, visto che gliene avranno già fatte milioni e milioni e milioni. Ma visto che la vita ogni tanto riserva qualche sorpresa e anche a dei nostri amici e sono successe cose sgradevoli, quello che vi voglio chiedere è che consiglio date voi, non che consiglio, che cosa bisogna fare per lavorare e non andare in depressione o comunque combattere questo problema e diventare come voi persone che hanno trasformato una tragedia in un nuovo stile di vita. Ho fatto una domanda un po' incasinata. Forse, ma no, ma forse non focalizzarsi su questo e non farla così grossa. Cioè la vita è una grande opportunità. Poi certamente capita ad alcuni di dover affrontare degli ostacoli che magari non ti aspettavi di trovarti. Però la vita può rimanere una grande opportunità, tanti lo fanno, non siamo soltanto noi che evidentemente facendo sport abbiamo magari anche più esposizione mediatica e siamo, come posso dire, dei punti di riferimento, non degli esempi, ma dei punti di riferimento più fruibili. Però detto questo basta guardare una mamma che si alza al mattino con 38,5 di febbre e va comunque al lavoro perché c'è una famiglia da sfamare. Ecco, basta quello per capire che la tua opportunità è magari in funzione di ciò che è rimasto. Se tu ti rammarichi di quello che non c'è più, è comprensibile, è umano, però è tempo sprecato, perché comunque da lì non riparti, non fai niente e alla fine sprechi del tempo che non torna più. Quindi tu non sei mai andato in sbattimento, hai attaccato e aggredito da subito. Ma no, io non ho aggredito niente, io nello sport ho imparato che alla fine anche i grandi sogni riesci a trasformarli in obiettivi soltanto se ti concentri sulle cose da fare, sul fatto di dire oggi posso fare questo, domani farò quell'altro, eccetera eccetera, e ogni giorno costruisci un nuovo punto di partenza per il giorno che segue e pian pianino costruisci anche le grandi cose. Io mi chiamo Zanardi, è logico che ha fatto la differenza, però comunque Zanardi è stato in un letto d'ospedale con un pronostico che suggeriva soltanto che la non avrei portato a casa la mia vita, non soltanto tante altre cose che poi sono comunque arrivate. Da lì pian pianino sono ripartito e ho originato una vita certamente diversa in funzione di quello che è accaduto, ma nella quale oggi mi sento molto comodo, perché obiettivamente tutte le cose che sto facendo sono direttamente connesse alla mia nuova condizione, quindi comunque ho una vita bellissima che mi regala grande soddisfazione, perché ho saputo darmi degli obiettivi che fossero, come posso dire, proporzionate alle mie possibilità. All'inizio erano delle cose ridicole rispetto a quelle che sto facendo oggi. L'11 ottobre affronterò un Ironman, che per la gente è una cosa immane, fatta comunque sulle proprie gambe, io lo farò forza di braccia. Ma non è che ci sono arrivato dalla sera alla mattina, ci sono arrivato per gradi, però la testimonianza che posso offrire è che pian pianino si può arrivare anche a far questo, quindi se ci sono riuscito io ci possono riuscire anche altri, e anzi mi compiaccio del fatto che magari altri, vedendo le cose che noi, non soltanto Zanardi, che noi, che tanti atleti paralimpici riescono a fare, magari trovano quella, come posso dire, quella fonte di ispirazione che rappresenta la scintilla. Il combustibile glielo mettono loro, perché provando, producendo un tentativo, portano a casa un risultato che pian pianino fa venire voglia di rilanciare, di andare oltre, e poi le cose le fanno loro. Il problema è proprio trovare la scintilla, quindi grazie Alex per quello che ci hai detto, sei stato veramente gentilissimo. Che hai da dirmi tu? Guarda, io non sono Alex Zanardi, non lo sono, non lo sarò mai, però sto vivendo una vita che non ha niente da invidiare alla precedente. Io ero un ingegnere, lavoravo, avevo una bella famiglia, una fidanzata. Nel momento in cui ho fatto l'incidente, la mia fortuna è innanzitutto, nessuno mi ha illuso che avrei potuto ritornare a camminare, quindi ad avere un surrogato alla vecchia vita. E io ho da subito pensato che non ero il più sfortunato. La cosa peggiore che può fare una persona è pensare che lui è la persona più sfortunata sulla Terra. Io questo errore non l'ho fatto. E
la mia curiosità mi ha aiutato a dire vabbè, vediamo cosa riesce a fare adesso che il gioco si fa duro e si dice i duri cominciano a giocare, senza fare queste cose un po' retoriche, però veramente ero curioso di vedere come mi sarei tirato fuori dall'impiccio, perché sicuramente nessuno nasconde che un incidente in cui che ti priva dell'uso delle gambe sia una cosa, diciamo, di routine. Però a volte tu vedi molte persone che hanno avuto magari qualcosa di meno evidente, ma che invece la vita l'hanno condizionata per sempre. Io invece, comunque, dal giorno in cui ho avuto l'incidente è stato tutto un crescendo di nuove scoperte, soprattutto di mie potenzialità che non pensavo neanche di avere. E le ho messe a frutto, non mi sono abbattuto, questo non vuol dire che persone come noi non abbiano i momenti di sconforto, anzi i momenti in cui ti accorgi che ti arrabbi per le stesse piccole cose per cui ti arrabbi prima è il momento in cui ti rendi conto che sei tornato alla vita normale, che questa è la tua vita normale. Non esistono segreti particolari, è innanzitutto credere in se stessi senza sentirsi troppo fenomeni, perché non esistono i fenomeni, neanche Alex è un fenomeno, anche se spesso dimostra come si fa ad esserlo. La vita ritorna, io ho conosciuto mia moglie 2 mesi dopo ho fatto l'incidente in ospedale, quindi pensare che da disabili si smette di rimanere uomini o donne, si smette di fare cose soddisfacenti. Io dopo 4 mesi che ho fatto l'incidente sono tornato a giocare a basket in carrozzina, a sudare, a divertirmi in mezzo agli amici, a fare sport. Poi ho scoperto l'handbike e è scoccata la scintilla, io che ero un appassionato di bici, e ho trovato un mezzo ancora più bello di quanto è la bici. Ma non perché non potevo più fare l'altra, ma perché io, che sono anche ingegnere, sono riuscito a mettere qualcosa di mio, l'ho fatta sviluppare. Ora io sono un atleta, sono campione del mondo, ma sono anche quello che vede le mie idee portate sulla mia bici, copiate da altri e viste sui miei avversari. Grande. Siamo senza parole, ringraziamo questi due campioni, prima nel cuore e poi nei fatti, perché porta in grembo una maglia del campione del mondo. E quindi li ringraziamo per il messaggio che ci hanno dato, quindi lavorate sul trovare la scintilla. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando.